Love, love, love. Ma nel film furono importanti anche tanti altri personaggi di contorno. Per esempio Fiorenza, un bel giorno mentre scrivo a casa di De Bernardi, si sente una gran litigata tra la figlia grande, Gwendalina, e la figlia più piccola, Isabella. E si sente la Isabella che dice: basta, non mi devi rompere la palla pure la mattina alle 10, perché se io voglio dormire alle 10, dormo fino alle 10, va bene? Io dissi: ma mi fai vedere un attimo tua figlia, per favore? Venne la figlia, vedi una ragazza con i capelli tutti frullati. Che c'è? Disse lei. Che volete? Che state a fare? Io dissi: ah, Piero, ma tua figlia è l'ideale, dico, per fare la compagna del fricchettone. Lei disse: ma che è questa cosa del fricchettone? No, Isabella, dico, ti va di fare un ruolo con me? Magari così mi guadagna qualche soldo, disse.